tavoli di crisi incardinati presso la task force ricercano anche il cosiddetto cavaliere bianco, e cioè un investitore che arriva in soccorso dell'impresa in sofferenza che non ce la fa più, per salvaguardare attività produttiva ed occupazione. Non sempre un cavaliere bianco. La regione ci sta lavorando e a breve potrebbe aggiungere un tassello in più, confermano tanto il presidente della task force, Leo Caroli, quanto la numero uno del Dipartimento Sviluppo Economico, Elisa Berlingerio. Intanto c'è una guida, che è anche una bussola per orientarsi tra le leggi di settore e soprattutto a disposizione di lavoratori e lavoratrici impegnati a difendere la propria occupazione. Si chiamano workers buyout, sono prima di tutto storie, quelle di chi potrebbe decidere di rilevare l'azienda in crisi, eppure quelle di chi non lo fa, perché non sa ancora da dove cominciare, di chi punta ad essere datore di lavoro di se stesso ma non conosce tutti i passaggi intermedi per arrivarci. Lo strumento si può scaricare gratuitamente dal sito legapuglia.it. Una delle cose, un impegno e soprattutto è un impegno del sistema cooperativo da sempre, no? La legge Marcora nasce nel 1985, in Puglia abbiamo fatto una serie di progetti, li abbiamo portati avanti, li abbiamo, come dire, sostenuti, e devo dire che abbiamo anche ottimi risultati. Adesso in questo momento riteniamo però che, visto che c'è un cambio, no, anche di mentalità sotto il profilo politico, amministrativo, beh, insomma, pensiamo che ci voglia anche, come dire, una spinta in più sotto il profilo dell'informazione.